Buongiorno mister, dunque domani è una trasferta insidiosa, però è anche l'occasione per dare un po' di continuità, visto che le ultime due partite insomma, hanno risollevato un po' anche la classifica leggermente, però le chiedo quanto è importante la gara di domani e in più quali sono le condizioni della squadra, come ha visto i ragazzi in settimana. Sì, è vero, anche se è vero che qua a livello di continuità non siamo tanto abituati. Per me è importante fare, come ho sempre detto, una bella partita, la prestazione, ecco, quello è importante. E la continuità per me è proprio questa, essere presenti in maniera costante, con attenzione, determinazione, quella è la continuità. Poi dopo da quelle basi lì viene fuori tutto il resto. La squadra mi sembra stia bene, però sai, questo tu vedi che la squadra sta bene e poi magari la domenica ti dà delle risposte diverse, perché poi dopo il gioco è questo. Vedi magari l'ultimo allenamento che non ti soddisfa e il giorno dopo fanno una grande partita, quindi. Però mi sembra che in generale i ragazzi stiano bene. Mister, io vorrei chiederle che cosa avete visto lei e il suo staff negli occhi dei ragazzi questa settimana, perché è vero che da un punto di vista di livello tecnico è chiaro, sotto gli occhi di tutti, che ci sono squadre che hanno dei livelli maggiori rispetto alla Cremonese, però mi sembra che le partite contro Sampdoria prima ed Empoli poi dimostrano che quando hai la giusta attenzione, metti in campo il giusto atteggiamento, la voglia, puoi vincere delle partite, no? Infatti volevo chiederle se ha visto maggiore consapevolezza su questo nei ragazzi, considerando poi che hanno vissuto anche tanti mesi in cui non sono riusciti a trovare la vittoria. Per me ci deve essere chiaro che la consapevolezza arriva dalla squadra. Se come squadra vedi che ci sei, che ognuno di noi è sostenuto dalla squadra, è sostenuto, come hai detto tu, dall'attenzione, dal carattere, dalla determinazione di ognuno, poi è chiaro che ognuno di noi prende forza, prende coraggio. Quindi per me è quello che tu devi ricercare costantemente. Il legame, l'unità che ci deve essere per, e hai detto un'altra cosa altrettanto giusta, che ci sono squadre che insomma hanno magari più esperienza, hanno insomma qualcosa in più. Però quel qualcosa in più magari che hanno le altre squadre, tu riesci ad essere competitivo se sei così attento, così determinato, e magari qualche lacuna si vede meno e invece si esaltano i tuoi pregi. Mister, l'Udinese attraversa un periodo opposto a quello della Cremonese, perché nelle ultime tre partite ha fatto solo un punto, ha preso 8 gol. Insomma, come interpretare questo dato? È un momento no del prossimo avversario o sono solo statistiche? Un momento pericolosissimo per chi affronta l'Udinese. Perché dico questo? Perché è una squadra davvero molto attrezzata, una squadra molto forte. Se ci ricordiamo la prima parte del campionato, l'Udinese era, non so se primo, seconda, terza, poi dopo magari hanno avuto un calo, perché hanno anche loro bisogno magari di avere delle motivazioni importanti per rendere al meglio. Ma di certo, non so, facciamo un esempio, noi abbiamo giocato contro l'Empoli che mi pare abbia pareggiato a San Siro prima di giocare contro di noi e il loro allenatore ha detto, loro erano più motivati di noi, no? Ha detto questo. E qui può succedere proprio questo, che giochiamo contro una squadra che invece sono molto, magari molto arrabbiati, molto motivati, quindi diciamo così, una difficoltà ulteriore, ecco, incontrare l'Udinese in questo momento. Sì, mister, abbiamo visto contro l'Empoli finalmente traccia del famoso equilibrio di cui parlava. Mi riferisco ad esempio,
esempio banale, ai due terzini hanno centellinato molto le spinte, ma quelle poche che hanno fatto sono state efficaci. Penso a Cernicola, prima ancora Cavalieri magari. Sì, sì. Beh, è chiaro che se giochi con la difesa 4 hai, diciamo così, il primo compito che hai è quello di fare bene la fase difensiva. Poi è chiaro che poi dopo da terzino hai il compito di sostenere la fase offensiva, ed è altrettanto chiaro che in certe situazioni puoi attaccare come abbiamo fatto noi, ma giocando con quattro difensori è chiaro che i terzini non sono i quinti, quindi hanno, diciamo così, altre priorità. Poi è chiaro, abbiamo due giocatori sugli esterni, ma tutti, parlo di Cernicola, Ghiglione, Quagliata, Valeri, che è chiaro che hanno gamba, hanno, diciamo così, facilità nel raggiungere il fondo della squadra, il fondo della metà campo avversaria, però è altrettanto vero che hanno dei doveri che sono diversi. Un finale di campionato in cui si gioca praticamente ogni tre giorni, quindi in questo momento le motivazioni non vanno di pari passo con la prestanza fisica, la forma. Quindi come si affronta questo periodo in cui molte squadre poi fra l'altro hanno poco da dire o da chiedere al campionato? Ma intanto noi ad oggi abbiamo visto che abbiamo tutta la rosa nostra che sono tutti coinvolti. Quindi una volta che entrano in campo vediamo che comunque l'impegno è totale, l'attenzione, la voglia di far bene è massima. Quindi da parte nostra, diciamo così, è vero che ci sono tante partite ravvicinate, però fino ad oggi nelle partite ravvicinate comunque chi ha giocato ha sempre dato il meglio di sé e più o meno abbiamo fatto diciamo così, ruotare un po' tutti i nostri giocatori della rosa. E l'altra cosa delle motivazioni, qui faccio fatica perché intanto quando magari una squadra vuole, decima, vuole arrivare nono, ottava, chi è dodicesimo vuole arrivare decimo, faccio fatica a pensare ad una squadra scarica, non c'è questo, diciamo così, non c'è questo rilassamento, anzi magari trovi squadre che sono belle, consapevoli, serene e giocano meglio, quello sì. Ecco, dal suo punto di vista, dalla sua esperienza, dal lavoro che è stato fatto con la Cremonese in questi mesi, secondo lei si sta formando un gruppo importante per, al di là dei risultati che saranno poi, per riprendere il cammino nella prossima stagione, ovviamente con un progetto chiaro della società? Credo proprio di sì, perché poi è una cosa che ho detto più o meno dai primi giorni del nostro arrivo. Abbiamo a che fare con un gruppo di ragazzi comunque sani, seri, con delle qualità, con una prospettiva, quindi è un gruppo giovane, mediamente giovane, interessante e, come ho sottolineato sempre, che hanno voglia di crescere, hanno voglia di migliorare, quindi di certo queste sono buone basi per creare un futuro che è un futuro, credo, insomma, piacevole da affrontare. Sì, mister, non parliamo di moduli, però volevo chiederle una cosa riguardo lo schieramento, perché contro la Sampdoria è partito a tre, però poi dopo circa 20 minuti sostanzialmente Ferrari si è spostato a fare il terzino, Ghiglione era un po' più alto e in questo modo si è anche un po' arginato l'attacco sulle fasce della Sampdoria. Domani l'Udinese gioca con una difesa 3 sugli esterni a due giocatori molto forti e quindi volevo chiederle se potenzialmente al di là della difesa 3 o a 4 può essere un'opzione questa copertura, diciamo, più pesante delle fasce. È fondamentale, perché l'Udinese, la sua forza, vabbè che sono forti un po' dappertutto, perché a centrocampo hanno grande fisicità e grande qualità, sugli esterni hanno gamba straordinaria e qualità, davanti
hanno giocatori di peso, rapidi, abili, quindi sono bravi un po' dappertutto, però è proprio così, è vero che sugli esterni loro insomma, ti mettono in grande difficoltà, sul cambio gioco ti mettono in grande difficoltà, quindi lì bisognerà essere bravi a prenderli da subito. Prenderli da subito intendo magari farli giocare sporco dall'inizio, e una volta che li hai fatti giocare non bene dall'inizio, magari si riesce a limitare la palla che verrà giocata agli esterni. Dovremmo essere bravi ad accorciarli, perché se non li accorci poi dopo fai, diciamo così, due o tre volte la fatica in più, perché arrivi tardi e poi dopo ti puntano, ti giocano la palla dall'altra parte, devi rincorrere e quindi fai molta ma molta più fatica. Mister, la Cremonese è una delle squadre che cambia più spesso gli uomini dall'inizio in Europa, però c'è anche chi sta trovando grande continuità, e mi viene in mente Sajou, perché se non vado errato sono 10 partite da titolare consecutivo tra campionato e coppa, e volevo chiederle in che cosa l'ha visto migliorare in queste settimane da quando siete qua alla Cremonese a lavorare insieme a lui, e anche su che cosa invece deve ancora migliorare, quindi qual è il suo magari punto debole, potrebbe essere magari più feeling col gol. Fine. Per me lui deve essere più bravo ad attaccare la porta, perché l'attaccante con i movimenti da attaccante deve essere più bravo a trovarsi più vicino alla porta per avere ancora più occasioni. Un'altra cosa dove lui deve essere più bravo magari è nella abilità nel difficile, essere più bravo nella gestione della palla in certe situazioni che non hai tanto spazio, e quindi attaccare la porta, ma è chiaro che lui poi è bravissimo, perché è un ragazzo molto che si impegna, è molto attento in quello che fa, proprio è sempre molto attivo, proattivo in allenamento, quindi sono tutti aspetti che lui certamente migliorerà in allenamento e in partita, perché come ho detto è un ragazzo molto ma molto intelligente. Poi non mi ricordo se mi avevi fatto... No, era solo... Il fatto è che una cosa che hai sottolineato, che noi cambiamo spesso, è perché abbiamo, come ho detto, una rosa di 25-26 giocatori che comunque sono tutti molto presenti e molto diciamo così, disponibili, e non è che ci devi pensare tanto se metti uno piuttosto che un altro, perché insomma il rendimento è sempre molto, molto alto. Io le volevo chiedere come sta Ciofani, lo abbiamo visto allenarsi con questa maschera, se è impiegabile, convocabile, può giocare, come si sta convivendo insomma con quel problema che ha avuto. Questo è un difetto della Cremonese. Spiego. Dove sono stato sempre, ogni giorno si fa un report che arriva anche a voi e si dice: oggi non si è allenato Ciofani per questo motivo. Quindi mi rivolgo a lui. Non si è allenato in questi giorni perché ha avuto un attacco influenzale. Ecco, quindi questa domanda... quindi adesso spero. Non si è allenato perché ha proprio avuto un attacco influenzale ieri, mi pare, anche il giorno prima di ieri. Comunque ieri insomma non si è allenato perché ha avuto un attacco influenzale terribile, vomito, diarrea, di tutto ha avuto, e quindi ecco, però comunque il discorso suo della maschera così è, lì va meglio, va molto meglio, però non è convocato. Sì, esatto. Sì, si è parlato l'Udinese delle fasce, però parliamo anche del centrocampo della Cremonese, che mi pare che ultimamente... No, nel senso che a differenza di altri centrocampi, diciamo, è molto strutturato, penso a Wallace, ma è un centrocampo magari meno dinamico, forse un po' meno di inserimento rispetto, penso, non so, a un Mandragora... squadre varie che abbiamo già affrontato, cioè un centrocampo molto strutturato che però a livello dinamico magari si inserisce meno. Ma tanto loro sono bravissimi con la palla, perché hanno proprio una grande personalità e consapevolezza con la palla.
lì ci sono le mezze, Lovric mi pare, poi adesso l'altro Samardžić, che sono giocatori che comunque li trovi al limite dell'area, quando la palla è sulle fasce, loro insomma sono anche bravi a farsi trovare lì per attaccare la porta. Quindi insomma, sono per me proprio la loro qualità straordinaria è la grande personalità che loro hanno con la palla a livello individuale. Poi insomma, li abbiamo visti, ecco, quando stanno bene loro se la giocano contro i centrocampisti di squadre molto importanti, quindi questo è. Probabilmente avendo queste caratteristiche non hanno, diciamo così, facciamo un esempio, un giocatore magari così dinamico come può essere Pickel, ecco, hanno altre caratteristiche. Ecco, l'altro giorno Meite diceva, durante gli allenamenti io calcio anche in porta, durante, in partita quasi mai, dice preferisco dare l'assist che tirare. Ecco, invece secondo me forse a volte serve il contrario. Poi dovrebbe anche perché ha un buon tiro, quindi arriva lì, lui è ecco, un giocatore che ha abilità, non ha magari, anche se comunque quando sta bene corre anche tanto, perché corre, però ecco, non avendo magari quella, anche per il ruolo che tu devi stare lì, non devi magari attaccare senza la palla perché devi dare equilibrio alla tua squadra, però è uno che ha tiro, quindi insomma, sarebbe. Secondo arrivato, fosse arrivato con il suo staff e tutto, le avrebbero fatto vedere la situazione in cui adesso la Cremonese, a questo punto del campionato, sarebbe una situazione più in difetto o più in eccesso, anche in funzione di una classifica che si sta muovendo parecchio, a quanto pare. Io è una domanda questa, noi siamo arrivati che insomma, la situazione era chiara, diciamo così, era chiara. Ma adesso noi da quando siamo arrivati, adesso io non mi ricordo, abbiamo fatto di campionato, cosa abbiamo fatto? 12 partite mi pare. Però ecco, io le buone sensazioni che avevo da fuori, guardando la squadra della Cremonese, più o meno si sono confermate, ecco, quando noi siamo arrivati. Ecco, questo è. Poi dopo io non le so dire prima o dopo, è difficile, non lo so. Ecco, posso solo dire che quelle buone sensazioni si sono rivelate, insomma, corrette, ecco, perché noi, ve lo dico sempre, ma fa bene per me ripeterlo sempre. Vedo una squadra che in allenamento, insomma, c'è grande partecipazione, c'è voglia, c'è serietà nel quotidiano. Quindi, come ho risposto a te, sono delle basi straordinarie per creare qualcosa di veramente serio, però queste qualità, questa serietà, questo indirizzo, diciamo così, non è che dici vabbè, adesso ci siamo indirizzati bene. No, ogni giorno lo devi pretendere da te stesso, lo devi pretendere dagli altri, lo devi pretendere da tutto l'ambiente, perché se no fai presto disperderlo, no? Sapete bene che perché questi sono dei ragazzi, se a un bambino gli dite 10 cose buone, poi gli dite una parolaccia, il bambino si ricorda la parolaccia e quindi qui è la stessa cosa, è una cosa che va, diciamo così, coltivata ogni giorno, ecco, va richiesta ogni giorno, come il discorso degli infortunati, di chi non si allena, ogni giorno ve lo devono dire, oggi non si è allenato, così evitate. Così lo Perché non c'è sapete. solo Ecco. Ciofani e Chiriches. Questi sono i due. Poi abbiamo avuto, ecco, perché così magari per facilitare il vostro lavoro, no? Non so, abbiamo avuto per 2 o 3 giorni chi si è allenato a parte, è stato ieri ad esempio Felix si è allenato a parte perché ha preso una ginocchiata sul muscolo, poi chi c'è? Pickel si è allenato a parte per un paio di giorni, no? Pickel,
Pichel, Felix, scusate, poi chi? No, no, Cedino, un giorno solo saltato dopo la partita. Chi è questo? Locosville. Sì, ecco, no, Locosville è saltato 2 giorni. 2 giorni, ecco, Locosville è saltato 2 giorni in allenamento, sì, perché anche lui è uscito per la botta che aveva preso e ha fatto a parte per 2 o 3 giorni. Ecco.